dall'altra parte è pieno di Naitiba. Ma questo sembra l'unico accesso disponibile. Cerco un modo per sbloccare il cancello. Bene, torniamo al cancello. Ancora fuori? Sì, le riparazioni sembrano infinite. Vedo l'uscita dall'altra parte, ma... Non sarà facile. Lily, andiamo. L'interruttore disattiverà la sicurezza. Liv, la temperatura sale a picco. Calma, Lily. Posso farcela. Pare che per accedere dovrò disattivare il sistema di sicurezza. Huh.
Che bello spavento! Raggiungiamo il cancello dall'altra parte. Eve, scusa per l'attesa. Che ne dici? Usciamo? Troppo tardi, ormai siamo qua. Che? Come? Il sistema d'allarme non è attivo. Adam, puoi controllare la distanza dall'ipercella? Un attimo. L'ipercella è poco dopo il laboratorio di ricerca. Accidente. L'intera ala di ricerca è crollata. Non possiamo nuotare fin là e basta? No. L'acqua è elettrificata da corrente letale ad alta tensione. Allora che si fa? Dovremmo raggiungere l'entrata del centro di ricerca con la corda. Hup.
Bene, organizziamoci un attimo. Tranquilli.
più facile di quanto pensassi. Molto bene. Controlliamo l'ipercella. L'ipercella è intatta. Ho trovato anche un lascito. Sembra quasi che sia stato messo qui per farcelo trovare. La faccenda mi incuriosisce sempre più. Indaghiamo. Diamo un'occhiata. Giorno 78 dopo il secondo lancio, ottava registrazione. Account lascito Raven. Ho scoperto un'importante testimonianza. Scoppiò una guerra scatenata dalla sfera madre stessa e, come ho già detto, l'umanità fu sconfitta. E così la Terra fu popolata dagli Androeidos. Gli Androeidos si autoproclamarono nuova razza umana. La nuova razza umana, guidata dalla sfera madre, fece enormi progressi e perfezionò l'umanità. E gli umani sopravvissuti, i veri umani, fuggirono in una struttura sotterranea. Alcuni, guidati da Raphael Marx, hanno atteso qui, in questa struttura, un'opportunità per contrattaccare. Durante questo periodo, gli umani sopravvissuti si sono evoluti per ottenere la forza per affrontare gli androidi. Il risultato dell'ingegneria genetica e di una rapida evoluzione. Esseri che hanno perso tutto, tranne la forza bruta e l'istinto di sopravvivenza, si sono trasformati in mostri. I mostri che noi combattiamo sono i Nightiva. I Nightiva erano umani. Allora, tutti quelli che abbiamo ucciso erano tutti umani. Non posso crederci. Ma questo impianto produttivo è stato sicuramente fatto per i Nightiva. Se i Nightiva erano umani, noi che combattiamo contro gli umani siamo... Androeidos. Siamo Androeidos. Le creature portate all'esistenza, create dalla sfera madre. No! Noi siamo umani! Umani con corpi completi, una perfetta armonia di macchinari e tessuti organici. I Nightiva, invece, sono incompleti, sono fatti di solo tessuto vivente. Non possono adattarsi ad ambienti diversi e neppure sopravvivere nello spazio. Ma... e se ci avessero creati per risolvere queste imperfezioni? Oh! Allora... perché la sfera madre ci ha nascosto la verità? Devo rifletterci.
penso riusciremo a giungere a una conclusione da soli. Credo proprio che dovremmo andare a parlarne con Orkal. Sì, sono d'accordo. Thank you.